Tanti elementi positivi, cultura, storia, tradizione, unita anche da quello che è la lotta all'autonomia regionale differenziata. Sì, più che la lotta, è, diciamo, l'obiettivo è portare l'attenzione anche su quello che è il ruolo delle città. I comuni in Italia nascono tanto prima dello stesso paese e delle regioni, per cui noi non abbiamo lo spirito di essere contro ad ogni costo l'autonomia, ma vogliamo far sentire la nostra voce, credo che sia assolutamente importante oggi. Ecco, la call a tutti gli istituzionali sta provenendo un poco da tutti gli ambiti, alla vigilia delle europee, dove si profila uno scontro tra anti-europeisti, quindi il polo dei sovranisti, e gli europeisti. Il sindaco Sala come scenderà in campo? Beh, io sono evidentemente a favore dell'Europa, Milano è città europea, è città internazionale, quindi da questo punto di vista non ho dubbi. Poi qui da intenderci cosa vuol dire populisti o cos'è il populismo. Condividiamo con il sindaco De Magistris che se populismo vuol dire sempre dar ragione al popolo, non è nelle nostre caratteristiche. Ascoltare il popolo, ascoltare i cittadini senz'altro sì, ma chi governa deve avere anche la capacità di prendere decisioni. Ora, queste elezioni sono probabilmente le più importanti mai avvenute a livello europeo, perché avranno impatti anche sulla situazione italiana, per cui io mi spenderò partendo dalla mia città, ma guardando a un paese che ha senso se è inserito in Europa. Lei ha incontrato il sindaco di Lione sulla TAV, che cosa le ha detto? Cosa si aspettano dall'Italia? Ecco, è proprio qui è sintomatico, no, della nostra mentalità e della voglia di spostare un dibattito come quello della TAV da puro posizionamento politico a spiegare qual è il reale vantaggio di queste opere. Il sindaco di Lione, per esempio, ha raccontato che quando è nato il TGV collegando Parigi e Lione, tutti gli dicevano: adesso Parigi risucchierà tutta l'energia di Lione. È successo esattamente il contrario, e quindi è rifiorita Lione. Ora, con la TAV è un po' così. A parte che probabilmente l'errore della TAV è ridurla a un collegamento tra Torino e Lione. La TAV è anche qualcosa che porta da Milano a Parigi in 4 ore e mezza, è qualcosa che toglie dalle strade tantissimi tir. Per cui il nostro tema, e credo che anche in questo mi trovo vicino al sindaco di Napoli, è raccontare la verità, ma soprattutto dare trasparenza a quelli che sono gli elementi di discussione. Non siamo persone da puro posizionamento politico, essendo anche due sindaci molto liberi. Ultima cosa, in aula è arrivato il decretone, quota 100, reddito di cittadinanza, ma per gli enti locali sembra non ci sia niente. Sì, stiamo un po' vedendo, adesso noi stiamo, giusto oggi abbiamo approvato in giunta il bilancio, che è un bilancio di fatica, ma certamente la situazione, ecco, da questo punto di vista è chiaro che la situazione di Milano è migliore di quella di Napoli, e il mio lavoro è più facile di quello del sindaco De Magistris. In questo momento c'è questa grande scommessa del governo attraverso quota 100 e reddito di cittadinanza. Sono misure che singolarmente potrebbero anche avere un senso, ma in un momento di espansione, in un momento di recessione sono veramente letali. Oltretutto mettono anche un po' in difficoltà le pubbliche amministrazioni, perché le uscite sono certe, ma le modalità per poter riassumere non sono così certe. Stiamo a vedere, non voglio appartenere alla categoria di quelli che sperano che le cose ne vadano male per poter dire avevo ragione io, però certamente il paese è fermo, e se non si riparte con le opere rimarrà fermo.